da rivedere almeno nel primo tempo il Napoli a Pescara. Penali, porta in vantaggio il Pescara in avvio. Arriva il raddoppio per la giocata di Zamparo, velo di penali. L'inserimento di Caprari, attaccata in scuola Roma di proprietà dell'Inter, 2-0 per il Pescara. Nella ripresa l'ingresso di Mertens, che porta in partita il Napoli nel giro di 5 minuti, l'1-2 delle belga. Sul primo palo c'è anche un'insultanza, uno sguardo un po' polemico verso la panchina. Passano 5 minuti e Mertens segna il gol del 2-2.